Siamo a Berlino, abbiamo fra le mani il nuovo Motorola X. Il nuovo Moto X riprende il nome del precedente, ma cambia completamente le specifiche interne. Parliamo di uno Snapdragon 801, 2,5 GHz, 2 GB di RAM e soprattutto abbiamo una cura nei materiali notevole. In questo caso abbiamo una versione bianca con il posteriore in bambù, vero bambù, i fianchi sono in alluminio, è davvero molto curato, l'assemblaggio è eccezionale, eccellente, lo schermo è davvero molto molto luminoso e molto definito, Full HD. È un prodotto davvero interessante, monta naturalmente l'ultima versione di Android, davvero reattivo, ci sono naturalmente tutte le funzioni della versione precedente, quindi si può svegliare, in questo caso addirittura si può dare un nome al telefono per svegliarlo, si può dirgli buonanotte per attivare la modalità silenziosa per la notte. È davvero un prodotto interessante che conserva le caratteristiche iniziali del Moto X, quindi tutto il discorso relativo al conteggio dei passi, al movimento, le gesture per attivare la fotocamera, ma con questo nuovo formato a 5,2 pollici e questo nuovo spessore, questo nuovo processore, è un prodotto davvero 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 molto performante.